L'estate del 43 eravamo qui in vacanza e si sarebbe dovuti tornare a Trento per la scuola. Allora siamo andati ad Orsino a salutare i nonni, la nonna, la mamma della mia mamma. E quando eravamo lì è successo il bombardamento di Trento. Dunque, in quell'occasione lì siamo tornati dopo a Fraveggio, non ci siamo più mossi, siamo sempre rimasti a Fraveggio fino alla fine della guerra. Perché avevamo una casa qui e a Trento non si. E a Trento avevano bombardato la casa anche dove abitavamo, in via Roma numero 5, proprio giù, c'erano due sorelle sotto, beh, dopo le hanno salvate. E a Fraveggio siamo stati qui tutti. Fino alla fine della guerra, fino al 45, e siamo tornati a Trento per la scuola, è la nostra solita vita. C'è stato il problema, c'erano tutti questi sfollati, e qualcuno ha pensato, l'autorità, come fanno a riprendere la scuola, se la scuola non c'è, c'era solo c'erano le elementari, non c'era altro. E allora è sorto questo centro scolastico Avezzano. E lì proprio tutti sfollati, ma potevano usufruire anche la gente del posto. Se volevano andarci, potevano andarci benissimo, ce n'è stato qualcuno che è andato. E lì hanno organizzato, hanno fatto un preside che era il professor Granello, che era sfollato anche lui, ma veniva anche d'estate, quello mi pare. Comunque, dopo i professori. A seconda erano probabilmente i più erano universitari. Ecco, c'era il professore di italiano che era il dottor Morandi Aldo, che studiava anche lui. Perché avevano scelto anche scuole, io facevo l'orientamento commerciale, io. C'era chi aveva scelto le magistrali e altre forse, però non mi ricordo, mi ricordo la mia. E c'era sì, il preside era il dottor Granello, il professore di italiano Laldo Morandi, il professore di musica era no, Bassetti, quei mugnai, Ino, finiva per Ino. Di tedesco Rudi Negri di Calavino, bravissimo anche quello, ma tutti bravi erano. Dopo Lezio Bressan, che faceva computisteria, ragioneria, io ne avevo un altro, ma non mi ricordo chi era. Insomma, tutti ce n'erano diversi, per diverse materie. E so che ho fatto 2 anni, perché poi è finita la guerra, insomma, 2 anni sono riuscita a farli, perciò ho incominciato presto a farlo. E anche ben preparati eravamo, perché io sono stata promossa bene, mi riferisco addirittura 9, 9, quello era bravissimo, Rudi Negri. Quella casa enorme dove c'è il comune adesso, sì, delle aule enormi, ma insomma ci trovavamo bene. E c'erano maschi e femmine, sì, anche nelle classi. C'era Luciano Tecchioli, per esempio, era in classe con me. E nel paese qui c'erano tanti sfollati che andavano giù. C'erano sfollati, la famiglia si chiamava Tasin, che sono quelli che hanno aperto un'agenzia di viaggi vicino alla stazione del Corriere. C'erano due gemelle. E l'Alberto, e si andava a piedi giù, ogni tanto si vedevano gli aeroplani, allora ci mettevamo lì alla Madonnina, per paura, si diceva le schegge, figurarsi, le schegge, cascano le schegge, ma prima le schegge bisogna che buttino le bombe, non le buttano, cioè. Comunque, e sarebbero potuti andare a scuola tutti, anche quelli del paese, ma non sembrava una cosa straordinaria andare oltre le elementari, andavano in campagna, allora andavano di più le donne in campagna, le ragazze,
Qualcuno però ce n'era, qualcuno c'è. No, no, gratuita, no, no, si pagava niente, no. Bello. E così non hanno perso, perché il problema, anche adesso per la pandemia, pensano di quelli che perdono la scuola, e anche loro il problema c'era, questi scolati perdono gli anni di scuola e hanno fatto anche bene con le pagelle normali. Ecco. Erano uguali quasi a quella che c'era a Trento, che io due le avevo di Vezzana e una a Trento, 3 anni era. E ben preparate. Ricordo che la scuola, la commerciale, c'era l'avviamento, le scuole commerciali, insomma, e si doveva fare ragioneria, computisteria, stenografia, ma mi pare che la macchina da scrivere solo in terza, non mi pare che qui c'erano le macchine. Perché in terza c'era la macchina da scrivere che bisogna fare. È un inverno, sì, c'era tanta neve, ma tanta. E arrivati in piazza a Vezzano, vediamo questa una roba mai vista, era una slitta tutta chiusa. E sono scese due ragazze, e c'era anche un uomo dentro, conducente, che non so se c'erano dei cavalli, mi pare che c'erano i cavalli perché non c'era. Non erano a motore, erano quei nobili di Terlago, due ragazze, belle ragazze di Terlago, ma non c'è anche Pallavicini, io de fatti, ecco, mi pare che era più Pallavicini, però non sono sicura, no? E anche loro frequentavano la scuola, è stata una fortuna, perché altrimenti si perdevano gli anni di scuola, non si faceva. Forse le avranno fatto in altre zone anche, penso, come l'hanno fatto a Vezzano, l'avranno fatte anche in altre scuole, probabilmente. Intanto si ballava nelle aie con un grammofono. Il grammofono era nostro, quelli lì che io ero abbastanza piccola, e dopo ho incominciato anch'io a ballare, ma dovevo tirare su, perché si scaricava prima, dovevo. Si andava nell'aia lì della Adda, della Gemma. Qui alla casa del Germano sopra si può fare il grammofono, a volte qualcuno faceva una crostata a pezzettini e si ballava. Come diole anche, perché mi ricordo due ragazze che erano parenti mie, che abitano a Trento anche loro, vengono l'estate, sì, la Gemma, l'Ada, parenti mie. E facevano le commedie, mi ricordo ancora le commedie, uno cantava una canzone, loro facevano quelle commedie i nani, ma come facevano? Mettevano le scarpe nelle mani e un vestitino sopra e sembrava nani. Che ridere. E cantare, sì, poi si andava magari a piedi, di domenica naturalmente, su dalla mamma dei quei sacerdoti, Don Antonio. Osteria, Barna, Terrazza, e lì anche lì il grammofono. Oh, ma sì, poi un svago era andare a pascolo anche. Ci andavo sempre dietro io perché avevano la vacca o la bestiola, si andava lì sui dossi. A casa si doveva prendere qualcosa a mezzogiorno. Qualcosa senza che i genitori si accorgessero. Uno prendeva un po' di zucchero, l'altro prendeva un qualcosa per far da mangiare sui dossi, no? O quei sassi si faceva. I canederli una volta abbiamo fatto. Uno ha fatto un po' di pane, un pezzo di lucanica, un po' di farina. Oh, che ridere, la padella dell'acqua. E che buoni. Sì, ci si divertiva. E i bambini trovano sempre il modo di spassarsela, per fortuna. Eh sì, c'era il lago di Santa Massenza, era balneabile. Ci si prendeva dietro da mangiare, un bello padella col minestrone bello fatto con le croste del grana. Cioè, dentro no, a bollire, saporito, buono, poi con l'appetito che c'era. Si
si prendeva il manubrio, si andava giù, si poteva nuotare. Che bello! Ecco lì, si prendeva il sole, si nuotava. Gramofono, l'albergo Conte c'era sopra, si sentiva la musica che veniva da là, qualche gramofono, qualche radio, non so, bellissimo. Poi si veniva a casa stanchi, poi però anche una mia sorella a Trento è rimasta sotto la casa per 2 ore, due sorelle, dopo le hanno saldate, dopo è venuta a Fraveggio, non si è più mossa, non è più andata Trento, no, perché invece uno andava e veniva il sabato, lavorava a Trento e aveva il terrore proprio quando sentiva un aeroplano, allora si andava. C'era un rifugio dalle parti di Bressani, giù sotto, una stradina lì, piccola. Però ce n'era uno per andare a Margone, la strada vecchia. Ma bello, bello perché c'era l'entrata, una stradina di sassi che andava giù e si arrivava su un piano con un'apertura. Sì, che per l'aria ci vuole, se fosse, se, ci vuole, non so, per lo Giro. sposto, altrimenti se non ci sono due entrata e Aperture. uscita c'è lo spostamento d'aria se venissero veramente le bombe. Invece quello lì era fatto proprio, o si andava dentro anche lì con un po' da mangiare, dei seggiolini, si stava lì perché questa sorella aveva terrore, è rimasta. 2 ore Sotto. sotto, hanno portato lo e metteva la faccia su qualcosa di rotto, lì era tutta ferita dopo. E l'altra sorella sopra. Ma ferme, per fortuna che qualcuno, un ragazzo che abitava sotto, al quale sono morti i genitori, sotto, perché erano al primo piano, invece noi abitavamo al terzo piano, lì c'era meno materiale sopra, e le ha viste entrare. Allora quando sono arrivati i soccorritori, ha detto, io ho visto passare le tasin, due tasin, dovete cercare finché hanno visto una mano. Era quella, è sposata, che si era sposata quell'anno e le hanno tirate fuori dopo 2 ore, fortuna. Poi sono venuta a Fraveggio, ma quella sposata mi dava via ancora da Trento a lavorare, ma l'altra no. Quando sentiva un aeroplano si doveva avere sempre la borsa pronta per andare dentro questi stovi li chiamavano. Ma bella perché aveva una giù, si andava giù per una stradina un po' scura, ma ci arrivava un po' di luce dall'apertura. L'apertura qui giù e poi si arrivava a questo, ma bello grande, più grande di questa cucina era, e tutto aperto e si vedeva giù il lago,